La stilettata è stata lanciata come un fulmine a ciel sereno pochi istanti prima del taglio del nastro della restaurata Scuola Gabelli, un lavoro effettuato in sinergia tra Comune e Fondazione OTB, che come accaduto un anno fa con il centro vaccinale all'ex Eurobrico, ha trovato strada facile per dare il proprio contributo concreto ad un bisogno della città. Tutt'altra cosa invece, ha denunciato il vicepresidente di OTB, Arianna Alessi, sta cadendo ormai da anni per dare vita al tanto sognato Emporio Solidale Cittadino, che aperto nei mesi scorsi a Tiene e Schio, non riesce invece a vedere la luce a Bassano. Ci aspettiamo, e visto che abbiamo persone anche di Bassano che vengono a Schio a fare la spesa, di riuscire nel breve termine di aprirne uno anche a Bassano del Grappa, dove non riusciamo con il Comune di Bassano e con i servizi sociali ad avere un dialogo, ma soprattutto con le associazioni che di volontariato. Sono 8 veramente che sono ottuse perché pensano di poterlo fare loro, ma fare pacchi alimentari è una cosa diversa da fare un emporio solidale. Il servizio proposto da OTB, evidenzia Arianna Alessi, si differenzia da quanto già presente in città. Vogliamo aiutare i nuovi poveri, cioè gente che fino a ieri lavorava, gente che fino a ieri poteva avere una vita dignitosa. E l'Emporio Solidale, che è un supermercato gratuito, permette alle persone di fare la spesa e scegliere cosa fare. In più diamo la possibilità all'interno di questi luoghi di offrire posti di lavoro. Dopo anni di attesa, però, assicura il sindaco Pavan, questo 2023 potrebbe finalmente veder nascere un Emporio Solidale anche in città. C'è un PNRR che abbiamo vinto che prevede proprio la realizzazione di un emporio solidale. È stato vinto questo importo da tutto l'ambito, ovvero sia da tutti i comuni del Bassanese, quindi c'è assolutamente in progetto. Resta da capire però se questo emporio potrà vedere il contributo di OTB. Io credo nella sinergia anche in questo caso tra le varie associazioni, ho sempre cercato di favorire l'apertura e il lavoro tra le varie associazioni, compresa OTB. Diciamo che se c'è una battuta d'arresto questa non dipende dall'amministrazione comunale.